Un grande ciao a tutti voi, amici di Scambievolmente. Questo video è per raccontarvi la bellissima giornata di sabato scorso per i dialoghi mediterranei di Simone Perotti. Ci siamo trovati in circa 20 persone a casa di una coppia dei dialoganti che erano presenti a Catania. Non vorrei fare nomi per non, diciamo, invadere la privacy delle persone, poi magari se mi daranno l'autorizzazione le scopriamo questi nomi. Però ecco, la cosa bella è che da Catania 2024 sono nate tante esigenze, tante voglie di portare anche fuori da Catania, sia che diciamo sia con Simone presente o anche con Simone assente. In realtà noi siamo stati con Simone presente, poi vi racconterò perché. La voglia di riunirci e dialogare ancora, perché i punti della lista di Simone Perotti, io ho fatto dei video in passato riguardo a questo, sono tre video dove ho raccontato i miei dialoghi mediterranei a Catania, sono tre video tra febbraio e marzo li ho pubblicati, quindi potete recuperarli. Simone ha fatto una lista di punti, secondo me, essenziali, urgenti, necessari, domande, le domande filosofiche, ma vere pratiche concrete per la nostra vita, per avere una vita più autentica, una vita più vera, per conoscerci, per stare sui binari che ci fanno stare bene rispetto a dei binari delle volte imposti, dove ci allontanano dalla parte più vera di noi. Ci siamo trovati con quasi 20 persone sabato scorso sulle colline di Parma, con l'intento di dialogare su quattro punti, ne abbiamo sviluppati due e mezzo. Ma la cosa che vi volevo trasmettere è il fatto di esserci trovati a dialogare in quasi 20 persone, 17-18, con una naturalezza incredibile, con una armonia ed equilibrio incredibile, con una voglia di arricchimento incredibile. Io ho avuto l'onore e il piacere di provare a moderare l'incontro, ma non c'è stato grande bisogno perché tutto si è incastrato bene, tutti hanno atteso i tempi degli altri, tutti hanno parlato quando c'era un po' di silenzio e pausa, tutti hanno, diciamo, arricchito con la loro esperienza senza mai invadere o senza mai prevaricare. È stato molto bello, è stato molto bello, spontaneo, quasi in automatico questo, ed è incredibile quando le cose nascono dal cuore. Sono spontanee, sono belle, sono senza gran pianificazione. Ecco, noi ci eravamo solo dati quattro punti, che ora ve li leggo, ma senza troppo pianificare ora per ora, momento per momento. Sì, c'è stato un pranzo insieme, molto conviviale, ma sostanzialmente tutto si è incastrato alla perfezione e siamo usciti arricchiti e con grande voglia di rifare questa cosa. Allora, noi sempre solo con questi quattro punti, poi ripeto, abbiamo sviluppato i due. Allora, l'autorevolezza, scusate, no, mi sono sbagliato. Allora, i quattro punti sono una forte distrazione, quasi una cecità nei confronti di chi abbiamo di fronte, cosa vuole, cosa sta capendo, cosa posso dirgli ora. Questo è se noi conosciamo bene i nostri interlocutori, se li scegliamo bene i nostri. Le persone con cui interagiamo, se le ascoltiamo, se veniamo ascoltati, se veniamo capiti, percepiti e compresi, questo è importante. Altro punto bellissimo, essenziale, molto molto attuale. Un sistema di produzione, riproduzione e mantenimento energetico individuale sconosciuto e non governato. Cioè sappiamo come ci ricarichiamo di energia e sappiamo perché delle volte arriviamo a casa con l'energia esaurita e sappiamo ricaricarci, e se sì, lo facciamo o lo subiamo se non lo facciamo, quindi questo è importantissimo. Questi due punti sono stati ben sviluppati. Una cosa che è venuta molto, invece, che sono rimaste un po' in parte e che ha dato il là a una nuova giornata da ripianificare, è una cultura eccessivamente economica, fatta di pesi, costi, benefici, prezzi, scambi. E poi il quarto punto, secondo me bellissimo, stupendo, dove Simone Perotti insiste tanto, ma è da riaffrontare, è una relazione capovolta tra bisogni e desideri.
se conosciamo la differenza tra un bisogno e un desiderio. Da questo incontro sono venute fuori un sacco di belle parole chiave. Le ho scritte io vi sto leggendo il contributo di una persona, ripeto, non voglio dire il nome per privacy, ma è stata molto utile, mi ha dato una grossa mano a mettere tutto su carta. Parole chiavi bellissime, affinità. La bellezza di trovare in questo gruppo tante affinità contrapposta a una difficoltà a dialogare su questi temi con molte delle persone con cui viviamo e lavoriamo quotidianamente. Cioè, questo è verissimo. C'è l'affinità tra noi che non ci conoscevamo e spesso facciamo fatica a trovare affinità con le persone con cui viviamo o lavoriamo o ci passiamo del tempo nella giornata, nella settimana, nel mese. Questo è incredibile. Emozioni. Se le conosciamo, se gli diamo un nome, un contorno, se ci condizionano, se le subiamo, se le accogliamo, se viviamo nel pieno di esse. Ascolto. Questo si commenta da solo, se c'è o se non c'è nelle nostre comunicazioni. Diapason, vibrare, essere sintonizzati sulla stessa frequenza, allargare l'affinità, essere di esempio e testimonianza. Diapason. Giudizio, smettere di giudicare, anche perché noi siamo assolutamente il primo, cioè siamo i primi giudicanti di noi stessi, figurati se possiamo andare a giudicare gli altri, poi con quale esperienza poi assolutamente. Vuoto pieno. Ognuno di noi vive o ha vissuto nella propria vita la sensazione di aver fatto il pieno, una spaccatura di identità e da lì è venuto o verrà un cambiamento, cioè quando arriviamo al pieno, quando siamo saturi, quando siamo troppo pieni di un qualcosa. Questa cosa porta a una spaccatura e nasce un qualcosa di nuovo. Quindi quando chiudiamo con un'identità e apriamo a un'altra identità con del nutrimento, con del tempo, con dell'energia. Questo è il tema molto caro a Simone Perotti, la molteplicità delle identità. Motivazione. Se ce l'abbiamo, quando abbiamo capito la direzione dove andare, se abbiamo la motivazione giusta. C'era una persona che ha detto: proviamo a fare un qualcosa che ci interessa, che ci ispira per 9 mesi e vediamo come va. Questo è importante, almeno starci un po' in quell'attività, starci un po' in quel campo, in quella identità. Se no, siamo persone che cambiamo da un posto all'altro, da un'attività all'altra, senza, e questo ci scarica di energia invece che di caricarci di energia. Conoscenza del sé, il perimetro, qui dentro funziono. Un metro di là non funziona più, ci conosciamo, conosciamo il nostro perimetro, conosciamo il nostro spazio emotivo e anche geografico e anche di stati d'animo, cioè come funzioniamo lo conosciamo, questo è fondamentale. E il dove funzioniamo e dove non funzioniamo. Autostima, viaggio interiore, conosci il proprio daimyo, i propri talenti, la propria vocazione, il talento vero, il posto nel mondo, la collocazione nel mondo, autostima, questa parola qui anche Simone ha detto che avrebbe voluto approfondirla, questa probabilmente ci ha bloccato o blocca gli adulti per magari dei blocchi del bambino e ci riscopriamo a essere degli adulti bloccati, quindi autostima forse è da riprendere anche insieme a Simone. Paura è quella che ci frena per il cambiamento, imparare a riconoscerla e il primo passo per andare avanti è utilizzarla a nostro vantaggio per farla crescere. Quindi io mi sento di dire che la paura delle volte si vince con la conoscenza di quello che c'è al di là del conosciuto. Quindi se conosciamo bene dove vogliamo andare, un po' di paura cala e un po' di motivazione, un po' di coraggio crescono. Energia. Energia abbiamo parlato prima. Sbagli della vita. Non ho mai sbagliato, ho sempre imparato. L'esperienza, si arriva con lo sbaglio, non c'è sbaglio, non c'è. Io c'è una parola che odio che è fallimento, non c'è fallimento, c'è un inciampo che ha portato un insegnamento e ha permesso di avere una evoluzione. Se no, senza quegli inciampi non saremmo quello che siamo oggi. Cultura assolutamente apre la mente, apre agli scambi, apre alle relazioni, apre alle persone, apre alla condivisione. Fortuna, spesso non c'è fortuna, arriva così fortuita, ma siamo noi che creiamo le condizioni per fare qualcosa, per far sì che qualcosa si verifichi o accada. Quindi spesso non c'è fortuna, spesso uno dice, ma guarda quello lì che è in questa cosa che gli piace, ha scelto, ma non sappiamo la sofferenza nel cambiare, sappiamo la difficoltà,
nel cambiamento, conosciamo il suo percorso per arrivare al risultato che noi vediamo oggi, che è la punta dell'iceberg, ma quello che c'è sotto è fortuna o è lui stato bravo a crearsi un terreno fertile per poi sviluppare e realizzare quello che noi vediamo solo oggi senza tenere in considerazione del percorso. Autorevolezza, essere credibili, autentici, dare fiducia, dare credibilità, essere se stessi, attirare per affinità. E aspettative, fare un po' pace con le aspettative della famiglia, dei propri cari, degli amici, questo carico di aspettative, questo peso delle aspettative. Magari senza aspettarci nulla arrivano cose belle o al massimo arriva quello che ci aspettiamo, ma non ci rimaniamo male, ecco, abbassare un po' le aspettative, abbassare un po' il carico delle aspettative che ci appesantiscono e ci fanno solo stare male. Quindi approcciarsi all'altro senza aspettativa, scevri da aspettative e accogliere. Se arriva un qualcosa di inaspettato, bene, se arriva quello che più o meno pensiamo, va bene uguale, tanto è quello che più o meno pensiamo. Io poi avevo aggiunto il tempo, stare comodi, stare bene nel tempo, quindi non essere sempre in affanno, oppure essere in affanno sì, ma se ci conosciamo e se ci fa stare bene, se ci carica di energia. E il tempo e anche il tempismo, la cura nelle cose, ecco, noi sempre c'è una scelta dietro, noi scegliamo di dare cura, scegliamo di dare tempo, scegliamo di dare energia, quindi e la cura fa la differenza tra una cosa ben fatta e una cosa fatta un po' così in velocità. Come fare un po' a capirsi, a capire se stessi il proprio perimetro nel silenzio, nel vuoto e nel tempo. Prendiamoci silenzio, prendiamoci vuoto e prendiamoci tempo. Contentissimi che Simone Perotti si è collegato da Mediterranea e ci ha fatto compagnia per una mezz'oretta. Gli spunti che ci ha dato parlando con lui sono: autorevolezza è la forza del gradiente di azione e di concretezza che abbiamo nella nostra vita. Autorevolezza, forza del gradiente di azione e concretezza che abbiamo nella nostra vita. In questo momento, noi siamo stati, nel momento appunto dell'incontro di sabato scorso, siamo stati autorevoli, abbiamo messo in pratica il tentativo di confronto e di relazione che è l'oggetto dei dialoghi mediterranei. Io la cosa che dico sempre, in maniera un po' buffa, è che noi abbiamo scelto di stare lì, in quel posto, con quelle persone, in quel luogo, pur non sapendo granché, ma abbiamo detto no a un altro ventaglio di scelte. Magari potevamo andare a mangiare il pesce al mare, magari potevamo andare a rinfrescarci in piscina, magari potevamo andare sui monti per rinfrescarci anche lì. Invece noi abbiamo scelto di dare corpo e forza alle relazioni affini, e questa è una cosa molto bella. I pensieri creano traccia energetica, il pensare bene crea energia, crea creatività, crea motivazione. I dati sulla nostra vita ci servono moltissimo per capirci. Ecco, mettiamo giù dei dati, dal quanto costiamo per fare un cambiamento, noi non sappiamo quanto costiamo, a quello che mi serve anche economicamente per vivere, a quello che posso togliere da un shifting tanto caro a Simone. Ecco, scrivere dei dati, fare proprio anche un Excel, scrivere dei numeri per capire se quando è il momento di fare il saltino, se abbiamo un saltino da fare o comunque per capire se aggiunge degli elementi alla nostra vita oppure no. L'importanza di fare vuoto e meditare, perché solo lì riusciamo a capire, senza essere sempre invasi dagli altri, dalle attività che magari portano energia, ma magari ci allontaniamo anche da noi stessi. Vuoto e meditazione è l'unico modo per creare il perimetro, creare il territorio dove ci sentiamo noi, comodi, noi al 100%, capire di quello che abbiamo bisogno, capire come funzioniamo, capire come stiamo con noi stessi, con gli altri, capire se come stiamo vivendo ci avvicina all'idea che noi abbiamo di noi stessi. Questo è un concetto molto caro a Simone Perotti. Ok, due o tre altri spunti, riflessioni, post raccolti c'è una chat comune. E quindi grandi ringraziamenti per aver passato una parte di tempo importante insieme. Tutto è venuto in modo molto spontaneo, bello, affine.
2 giorni sono volati con grande energia, grande ricarica, grande charger, sono volati assolutamente. Quanto è importante un'esperienza così rispetto a tanto tempo che passiamo con persone che non ci arricchiscono, anzi che ci indeboliscono di energia, quindi quanto è importante la scelta quando abbiamo davanti un ventaglio di possibilità, scegliere bene per noi stessi. C'è stata partecipazione da parte e condivisione da parte di tutti, filosofica, emotiva, empatica e pratica. Grazie ovviamente ai padroni di casa che ci hanno concesso di invadere piacevolmente la propria casa, una vista bellissima sulle colline di Parma, uno spazio molto molto bello, un tempo molto molto bello. C'è stata molta ispirazione e concetto del daimon platonico, la missione, la vocazione, il cosa porto io nel mondo, il per cosa sono nato. Chiediamocelo nel tempo e nel silenzio. Condivisione a go go e assolutamente pensieri per ritrovarci ancora. È venuto bene, è uscito bene, senza aspettative, senza pianificazione importante, ma tutti abbiamo capito che c'è un filo rosso che ovviamente è Simone Perotti, ma soprattutto sono i concetti che Simone Perotti porta nelle sue riflessioni che condivide a Catania, sui post, sui social e sui libri. E quando c'è un filo rosso è tutto molto bello, molto spontaneo, molto affine e quindi ha fatto pensare alla scelta, quando abbiamo del tempo libero, alla scelta di come usufruire o il tempo libero o il tempo anche professionale, ma quanto incide scegliere bene rispetto a scegliere male. Alla prossima!